Stamattina ci troviamo in località La Volpe, comune di Marano, con Stefania Fanelli, segretaria del Circolo SEL di Marano, e siamo qui per questo bene confiscato consegnato al comune di Marano nel giugno del 2009, ma che a tutt'oggi viene inutilizzato. Stefania, spieghiamo un attimo la questione del non utilizzo di questo bene confiscato e che era stato destinato a Isola Ecologica. Allora, noi siamo qui per due battaglie fondamentali, quello del riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati alla Camorra per una piena attuazione appunto della legge 109/96 e anche per richiedere con forza appunto un'isola ecologica sul territorio. Quest'area appunto fu consegnata, confiscata a questa clan, ditta denominata San Marco, che si occupava di distribuzione di frutta, insomma, scritto sulla delibera, quindi lo possiamo dire tranquillamente. E fu consegnata appunto nel giugno del 2009, è destinata ad area attrezzata per verde pubblico. Poi con una delibera di giunta comunale, la 18 del febbraio del 2010, fu invece destinata alla realizzazione di un centro di raccolta, quindi destinata ad un'isola ecologica. Tra l'altro ammesso un finanziamento dalla Giunta Bassolino per il PON 2007-2013 per il sostegno ai piani comunali per la raccolta differenziata, fu ammesso un finanziamento di 881.000 euro per l'attrezzatura per le isole ecologiche. Con la giunta, con l'insediarsi della giunta Caldoro, questo finanziamento è stato bloccato. Noi come Sinistra Ecologia e Libertà presentammo una delibera, una proposta di ordine del giorno in consiglio comunale affinché, perché era proprio un appello al presidente Caldoro per sbloccare questi fondi, in quanto già un terreno martoriato dalla presenza di una discarica, è assurdo che non avevamo un'isola ecologica, partiva la raccolta differenziata, ma per una buona prassi di una raccolta differenziata occorre un'isola ecologica. Presentammo questa delibera, fu votata in consiglio comunale. Lo stesso giorno che io presentavo quella delibera in consiglio comunale, partecipai ad una audizione alla commissione ecomafia della regione Campania. Presidente Tonino Amato, il consigliere regionale Corrado Gabriele assunsero questa mozione, la presentarono al consiglio regionale e fu votata all'unanimità, copiata di pari passo la mia mozione, portata in consiglio regionale e fu votata all'unanimità. A tutt'oggi quei fondi sono ancora bloccati, nonostante abbiamo chiesto poi cosa vi è stato risposto? No, che sono ancora bloccati perché appunto diciamo nel piano di rigore della giunta Campania appunto sono stati bloccati questi fondi, ma i problemi adesso sono due, che noi tra l'altro abbiamo presentato poi alla giunta Cavallo una question time sull'isola ecologica presentata attraverso il consigliere Mauro Bertini, però insomma nessuno si è battuto per portare la nostra voce in consiglio comunale sulla questione dell'isola ecologica, ma le questioni sono due. L'isola ecologica occorre urgentemente su questo territorio perché noi vediamo che già martorizzato e quindi serve. Tra l'altro siamo un comune, abbiamo votato delle delibere che siamo un comune che vuole avviare politiche verso rifiuti zero, contro discariche e inceneritori. Ci siamo, grazie a quella delibera, abbiamo fatto opporre i sindaci dell'area nord all'utilizzo di ulteriori cave, degli accordi di programma presentati dalla provincia, e poi non abbiamo un'isola ecologica. E dai dati si vede, è chiarissimo, che praticamente c'è una bassissima, quasi zero raccolta di cartucce toner, di batterie, cioè l'isola ecologica consente ai cittadini un corretto conferimento soprattutto dei materiali ingombranti e pericolosi. È una necessità, cosa tra l'altro è un paradosso, perché qui nella zona c'è un giudice di pace, c'è un ufficio del tribunale, ci sono banche, ci sono poste, cioè che fine fa tutto questo materiale? Appunto, qui vediamo che praticamente la raccolta di cartucce toner 0,01%, quindi è fondamentale la realizzazione di un'isola ecologica. E tra l'altro, anche se vogliono iniziare, perché ripeto, quel finanziamento era per l'attrezzatura, ma mettessero due carrellate, una piattaforma semplice, purché si inizi con la realizzazione di un'isola ecologica. E poi comunque assurdo, cioè Marano ha una serie di beni confiscati, una serie, cioè noi avevamo precedentemente un elenco che adesso ho provveduto a richiedere all'ufficio patrimonio sperando che me lo concedano, non essendo più consigliere comunale, però speriamo che me lo diano, ma sono essenzialmente ville fabbricati con terreni agricoli e appartamenti, molti di quegli appartamenti tra l'altro sono ancora occupati dalle famiglie criminali, cioè io dico è
assurdo che esiste. Cioè, beni confiscati dove ancora vivono famiglie dei camorristi, cioè dei collusi. Sì, 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 praticamente da un elenco. Mi ricordo che insomma lessi questo elenco, cioè occupate dalle famiglie dei criminali. Cioè, così come queste, vediamo, in effetti è tutto abbandonato, cioè ci sono ancora dei suppelletti, insomma dei mobili, tutto aperto, sì, cioè qui recintato, oramai l'erba è incolta, però nulla viene fatto affinché venga fatta questa isola ecologica. Che venga fatta questi isolaggi, ma soprattutto che venga utilizzata quest'area. Certo. Perché noi, mi ricordo che l'anno scorso facemmo anche delle dimostrazioni con la Protezione Civile per un corretto smaltimento dei rifiuti per i commercianti. Insomma, non è possibile un'area confiscata e consegnata al comune completamente abbandonata. Cioè, esiste una legge, la 109/96, tra l'altro una importantissima anche perché la confisca dei beni. Quella sui beni confiscati. E la confisca dei beni è il vero strumento per combattere la criminalità, ma soprattutto la 109/96, che è una legge di iniziativa popolare, cioè la collettività ha chiesto, diciamo, la restituzione dei beni accumulati illecitamente che vengono restituiti alla collettività ai fini sociali. Cioè, l'agenzia delle ONLUS dice che il 73% dei beni confiscati viene dato essenzialmente ad associazioni. Che nel frattempo avviano quindi anche opere di contrasto al disagio sociale. Cioè, oggi l'utilizzo dei beni confiscati da parte del terzo settore è anche un modo per rispondere a welfare cioè smantellato, quindi alla mancanza di uno stato sociale, e non è possibile che un'area rimane così. Cioè, è allucinante questa cosa. Cioè, è una battaglia che noi vogliamo portare avanti appunto su duplici fondi. Al fine proprio di risolvere. Sì, perché innanzitutto poi l'utilizzo dei beni confiscati permette anche di creare politiche di occupazionali, cioè pensiamo a realizzare per esempio sui terreni agricoli una filiera agroalimentare, sui terreni per esempio cooperative che si inseriscono nella filiera dei rifiuti, cooperative che lavorano la carta, la plastica, quindi tu praticamente lavori il materiale differenziato, dai veramente un senso alla raccolta differenziata e crea anche occupazione. Quindi noi sicuramente su questa questione andremo a fondo, cioè, ma che il comune si impegni ad utilizzare quest'area confiscata e consegnata al comune il 24 giugno del 2009. Stefania, tra l'altro la lanciamo così perché non abbiamo certezza, però pare che addirittura ci siano, a parte queste due zolle di terreno, forse anche qualche altro rientra nel bene confiscato, per una questione di tutela anche per loro, perché non possiamo sapere che persone, cioè, se possono essere tranquillamente persone onestissime come noi, però pare che forse ci sia qualche area in più che rientra in questo bene confiscato, quindi magari anche questo dovrebbe essere meglio chiarito. Sì, infatti l'ingegnere mi disse, che il dirigente dell'allora l'area patrimonio mi disse che lui scrisse anche una lettera all'agenzia dei beni confiscati, però insomma questa lettera non si trova e soprattutto non ha mai avuto risposta, perché segnalava anche delle anomalie. Adesso probabilmente dovremmo andare a fondo e capire se quest'area dove appunto ci sono delle attività commerciali, quindi l'autolavaggio, il meccanico, certo, anche questo insomma risulta area confiscata, quindi bisogna andare a fondo su questa questione. Insomma. Allora, essenzialmente noi stamattina Rod TV con Stefania Fanelli cerchiamo di sollecitare chi è responsabile, insomma, di risolvere questa questione, di meglio capire affinché questo bene confiscato oramai nel 2009 è destinato al comune di Marano per utilizzo di isola ecologica, venga finalmente inizializzato a quest'uso, anche per insomma meglio organizzare lo smaltimento dei rifiuti, insomma ciò che già è precario, insomma, nel quartiere, nel comune di Marano. Quindi noi ti ringraziamo e magari aspettiamo di risentirti per sapere com'è andata la questione, e soprattutto ti chiedo, proprio te che veramente sei sempre impegnata in prima linea, di fare un appello a chi veramente può sbrogliare questa situazione al fine di rendere utile un bene confiscato. Allora, io innanzitutto chiedo ai consiglieri regionali del nostro territorio di occuparsi di questa questione per quanto riguarda lo sblocco dei fondi. Ma nel frattempo chiedo all'ufficio patrimonio che lavori con le forze dell'ordine per capire
se queste insomma attività commerciali che sono qui presenti in effetti sussistono su un'area confiscata. E appunto che adesso abbiamo il commissario prefettizio, questo certo. È anche naturalmente, faccio un appello al commissario prefettizio, anche se è la politica che dovrebbe occuparsi di queste cose, perché insomma è la politica che deve avere una visione lungimirante per un'idea di città, un'idea di territorio, insomma. Ma assolutamente però l'ufficio del patrimonio, attraverso lavorando con le forze dell'ordine, deve sicuramente sbrogliare la situazione per quanto riguarda la questione di capire queste attività, fare maggiore chiarezza su queste attività, se sono o meno su beni confiscati, cioè se rientra in quell'area confiscata all'epoca, ma soprattutto che il comune destini veramente quest'area a attività ai fini sociali, perché ecco che poi trova razio la proposta di modifica del ministro Maroni, che diceva che se i beni non venivano assegnati e riutilizzati entro 90 giorni i beni poi venivano rivenduti, cioè se i beni non vengono utilizzati il risultato è che poi praticamente vengono restituiti alla criminalità organizzata. No, a parte questo, infatti, e poi cosa gravissima, può essere soltanto un contenitore ancora una volta di ostacolo, di sversamenti anche abusivi e quindi con materiale altamente tossico, e quindi diviene di fatto una discarica poi a cielo aperto. E non mi sembra proprio una cosa giusta. Stefania, grazie mille, buon lavoro e speriamo che la prossima volta sappiamo che la cosa ha avuto un buon esito. Insomma, aspettiamo tue notizie. Sicuramente vi aggiornerò. Insomma, è una battaglia che non molliamo, ripeto, sia per quanto riguarda l'utilizzo dei beni confiscati, ma non solo questi, altri, perché vorremmo anche lavorare insieme all'Associazione Libera, insieme all'Associazione Gerry Maslow, che sta a Castel Volturno, per mettere su proprio dei progetti di lavoro e di cooperative sociali sui beni confiscati. Quindi questo sicuramente non molliamo, e poi non molliamo la battaglia per l'isola ecologica. Assolutamente, anzi noi ringraziamo chi si occupa dell'associazione Gerry Maslow e di tutte le altre Libera, che sono veramente un lavoro sinergico importantissimo, ma proprio per combattere la mafia e per far sì soprattutto che mai più vengano arricchite le tasche dei camorristi. Infatti noi, quando Maroni appunto fece quella proposta, come sempre in consiglio comunale presentai una mozione proprio per dire no, Marano dice no alla vendita dei beni confiscati, perché naturalmente sotto altri nomi, sotto altre forme, vendere il bene confiscato significa ridarlo alla criminalità organizzata. Insomma. Invece è giusto che il bene confiscato venga dato ai cittadini o alle associazioni, quelle veramente tutelate come Libera e tante altre, Gerry Maslow e tante altre, al fine proprio insomma di portarle via la camorra, perché per attaccare la camorra bisogna toccargli il bene, togliergli il bene. Sì, infatti, perciò noi continuiamo a difendere questa legge, la 109/96, che come ripeto è una legge di iniziativa popolare proposta dall'Associazione Libera, quindi sono i cittadini che hanno chiesto la restituzione della dignità tolta poi tra l'altro a questi territori con forte presenza criminale, insomma. Certo. Quindi restituire la dignità significa utilizzare i beni confiscati ai fini sociali, significa restituire la dignità ad una collettività intera. È vero. E con questo vi salutiamo e a presto di sentirci con Stefania. Grazie. Ciao e buon lavoro a voi. Grazie. Ciao.